Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno? E partiamo subito dalla colazione, che è il pasto più importante di tutta la giornata. Quindi mi do una bella carica con un bel bicchiere di latte e una buona dose di caffè. Oggi mangerò questi biscotti da inzuppo. Sono dei biscotti che preparo io in casa. La ricetta è semplicissima. Se la volete, mi raccomando, scrivetemelo giù nei commenti. Invece ho deciso di preparare delle tagliatelle con farina di lenticchie, broccoli e salsiccia. Come l'ho preparata? Semplicemente con acqua, farina di lenticchie, un uovo e un po' di olio. Vi lascio qui a fianco la ricetta. Si stende molto bene come pasta e ovviamente più la stendete meglio è. Fate un po' doppie, però non fa niente. La prossima volta le farò molto più sottili e sono davvero buoni, ovviamente sono senza glutine. Nel frattempo che le mie tagliatelle si asciugano, vado a preparare la carota insieme alla cipolla che farò soffriggere insieme alla salsiccia. Metto la salsiccia nella padella, la faccio rosolare un pochettino, dopodiché ci vado a buttare un bicchierino di vino per sfumare il tutto. Nel frattempo aggiungo anche il sale, il pepe e altre spezie, quelle che più preferite, e spengo un attimino il fuoco quando il vino sarà totalmente evaporato. Nel frattempo in un'altra padella con dell'acqua ci vado a mettere i miei broccoletti. Li vado a cuocere in abbondante acqua salata. Sto facendo due tipologie di pasta differenti, quindi vedrete le tagliatelle normali e quelle con la farina di lenticchie, perché il mio ragazzo non mangia quelle con la farina di lenticchie e preferisce le tagliatelle normali. Quindi in un'altra pentola metterò le tagliatelle con la farina di lenticchie e in quella con i broccoli le tagliatelle normali. E questo è stato il mio pranzetto. Come snack vi do la ricetta di questi dolcetti che ho scoperto da poco. Credo siano dei dolcetti brasiliani, vi lascio anche il nome e sono facilissimi da realizzare perché si preparano con la farina di cocco, l'acqua e lo zucchero. Si fa bollire lo zucchero insieme all'acqua, dopodiché ci versate dentro la farina di cocco, la fate bollire circa una decina di minuti, dopodiché mettete tutto il composto all'interno di una teglia con carta forno e cercate di livellarla. Mettete la teglia nel frigo per circa un'oretta, fin quando si sarà ben addensato e solidificato, e tagliate i vostri dolcetti di cocco. Sono davvero buonissimi, io vi consiglio di farli e si fanno veramente in pochissimo tempo. Per cena quest'oggi ho voluto sperimentare questa ricetta che è il pollo allo zenzero e al miele ed è buonissimo, davvero ci è piaciuto tantissimo, vi consiglio di provarlo. Semplicemente dovete tagliare in metà zenzero, togliergli la buccia e tritarlo insieme all'aglio. Lo mettete in una ciotola dove all'interno ci andrete a mettere dell'aceto di riso, se non avete quello di riso andrà bene quello di miele, dell'olio d'oliva e del miele. Dopodiché ci aggiungete la salsa di soia, è importante perché sostituirà il sale, e dei semi di sesamo bianchi. Mescolate il tutto, poi all'interno ci andate a mettere i pezzettini di pollo, lasciate macerare circa 30 minuti. Poi prendete una padella abbastanza capiente, ci andate a mettere tutto il composto all'interno di questa padella e lasciate cuocere con coperchio a un'altra trentina di minuti, fin quando la salsa si sarà ben addensata e il pollo si sarà cotto. Ed è buonissimo, ragazze, provatelo, davvero una ricetta semplicissima, un salvacena praticamente, perché poi si prepara anche abbastanza velocemente. Se non vi piace il gusto dell'aglio, potete aiutarvi con un colino e passate tutto il brodo che si sarà creato e vedrete che non avrete alcun problema. E questo è stato il mio What I Eat in a Day. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, continuate a lasciarmi tanti tanti like. Lasciatemi un commentino qui sotto come sempre. Vi mando un grossissimo bacio e alla prossima. Ciao!